Miriam Catellani non è una donna comune. Eppure, quando la si incontra, ci incanta con la sua normalità. Nessuna traccia di autocelebrazione, eppure ne avrebbe mille motivi, né di compiacimento per il suo eccezionale operato. Solo una pacata ricostruzione della sua esistenza, tutta dedita a mettere in pratica i dettami del Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Pane nostro, che stai in cielo, santificato sia il vostro nome. Venuta a contatto con un gruppo appartenente all'operazione Mato Grosso, Miriam non si è lasciata sfuggire l'occasione ed è partita con loro. Avrebbe scoperto ben presto di aver trovato la sua seconda casa dove vive attualmente. Sono sempre rimasta affascinata dai racconti dei padri saveriani della mia città, che sono i padri saveriani a Parma. Ma penso perché c'era già qualche seme buttato in me da mia mamma soprattutto. Mia mamma è sempre stata una grande donna di fede. Poi perché c'è una storia dietro di me, fin da quando ero piccola, e che io ho scoperto essere vera dopo che ho perso mia mamma nel 2001 e ho trovato lettere di mia mamma, e quindi ho legato tutti i passaggi della mia vita e ho visto che c'è un filo che continuo fin da quando ero piccola. Quindi ero attratta dai racconti che i padri saveriani facevano allora, e ho sempre sognato di diventare maestra, per essere maestra in qualsiasi parte del mondo ci fosse stato bisogno. E poi difatti ero stata a Roma a fare corsi sull'America Latina con il CELAM, e poi a Roma ho conosciuto un diacono che era stato con il primo gruppo dell'operazione Mato Grosso in Brasile. Io ero giovanissima, avevo 18 anni, e quindi mi faceva paura un po' però partire da sola verso l'Argentina, la Patagonia dovevo andare. E conoscendo questo diacono ho cambiato rotta. Ho scoperto che a Parma c'era un gruppo dell'operazione Mato Grosso del quale facevano parte una coppia che erano, anzi tre, questo diacono e una coppia di giovani che erano già stati nella prima spedizione dell'operazione Mato Grosso. E il loro spirito, il loro modo di intervenire mi aveva conquistato, per cui ho chiesto a Don Ugo, che era Don Ugo De Censi, se potevo partire. Lui mi aveva chiesto di far parte di un gruppo prima qui, e poi eccezionalmente mi ha permesso di fare 2 anni, non solo i 4 mesi, perché era il tempo che credevo sufficiente per fare una bella esperienza, ma anche per donare una parte della mia vita, insomma. E poi i 2 anni si sono trasformati in tutto questo, perché mi sembrava di essere egoista, nel senso che avrei fatto un'esperienza mia personale, ma non avrei realizzato quello che il Signore voleva da me, insomma. E le ho passate un po' tutte, perché poi mi sono anche sposata e quindi ho vissuto tutte le fatiche che la gente del posto vive. Ho sposato un brasiliano, quindi sono entrata ancora di più nella mentalità. Così sono andata ad abitare, prima abitavo in comunità con altri volontari italiani, poi sono andata a vivere per conto mio, cioè con la mia famiglia, e sempre più mi sono immischiata nella cultura e nel modo di vivere brasiliano. Però non ho mai perso i miei principi, la mia storia italiana. Fino al 2016 ha avuto sostegno e conforto in padre Pedro, il sacerdote salesiano che ora riposa a Campo Grande. Perché credo nel lavoro soprattutto con le persone, perché costruire è stato relativamente facile, costruire scuola, posto di salute, costruire il centro di catechesi, quello che abbiamo fatto, la chiesa, però dopo c'è da lavorare con le persone, e questo in una scuola del Mato, come si dice, una scuola rurale, anche se è una scuola statale, c'è ancora molto da fare. E quindi cerco di tenere ancora i piedi dentro a questa realtà, perché penso che lavorare con le persone sia
importante e opportuno, soprattutto con i giovani. Quindi bisogna immergersi nella cultura, darsi da fare praticamente per poter dare una mano a chi ne ha bisogno. Il mio tempo lo divido per quello che posso, dedicandomi a questi bambini, della scuola, alla mia comunità, ai problemi delle famiglie e soprattutto alle persone che più vivono le fatiche, perché ho scoperto che avvicinandomi e valorizzando le persone, anche quelle più fragili, che sono a volte prese dall'alcolismo o da altri problemi, però se si sentono valorizzate, aiutate, possono saltarci fuori, possono diventare uomini veri, donne vere anche. E soprattutto i ragazzi che vivono in queste situazioni così molto disagiate, però hanno delle potenzialità che però bisogna essere aiutati a svilupparle, insomma. E quindi il mio compito è un po' questo. Ma quando è arrivata 53 anni fa, non è rimasta scioccata dall'ambiente? Sì, perché allora mi aspettavo un po' di fatica, ma non tanto, perché quando sono arrivata in quell'ambiente, a parte che era il Mato Grosso, era una zona, era uno stato che chi abitava San Paolo si credeva che fosse fuori dal mondo. E quando dicevo che andavo in Mato Grosso era come se andassi per non tornare più, in poche parole. Però sì, le fatiche le ho vissute, perché non c'era energia elettrica, non c'era acqua canalizzata, non c'era telefono, non c'era niente allora. Quando passavano i pullman, spostavano le assi del ponte sul fiume, poi quando passavano le macchine dovevi rispostare, oppure quando c'erano le piogge dovevi scendere e continuare a piedi perché il pullman non passava. Era una situazione di questo genere, perciò veramente distante dal nostro modo di pensare. Ma questo delle strade ancora un po', perché noi siamo la prima, la strada asfaltata arriva a 60 km da una parte o a 90 dall'altra. Ecco, quindi veniamo ai giorni nostri. Oggi il villaggio un po' più popoloso vicino a voi dista? No, noi siamo un distretto, si chiama, una frazione sarebbe, di Poscioreo, che è la città, la sede del municipio, dove andiamo in banca, in posta, a fare la spesa. Quanti abitanti fa? Paraiso? Sì. Oh, arriveranno 2000 persone, ma con tutta la... Con tutte le frazioni intorno? No, con tutta la campagna intorno, perché tante famiglie abitano nelle grandi fattorie, i bambini vengono a scuola. Però non sono, come centro, come nucleo è proprio piccolo, piccolo. Siccome sono lì da tanti anni, ho visto nascere le persone, ho sempre insegnato, quindi chi è direttore della scuola, insegnante adesso, sono state loro volte miei alunni, addirittura li ho fatti nascere io, quindi insomma c'è un bel cammino fatto insieme e ancora mi permettono di fare qualcosa, non perché io sappia molto, ma ho già vissuto molto, per cui conoscendo le famiglie, i problemi di ogni famiglia, dei bambini, riesco ancora a fare qualcosa di buono, è questo. Sono passati più di 50 anni e oggi lei continua insieme a tante altre persone, tanti altri volontari a insegnare, e ci racconta praticamente in questo momento che cosa sta facendo. Io non sto facendo niente perché sono qui, ma al mio posto ci sono gli amici qui di Torino, c'è Nino, c'è Fulvio, c'è stato Anna e Cosimo, c'è stato Luca e quindi Piercarlo, e quindi adesso, dopo tanto tempo anche da sola, l'essere stato costante mi ha poi fatto conoscere questi amici che per me sono stati un grande dono e lo sono ancora, perché insomma da sole a volte la solitudine pesa un po' tanto, insomma. Insieme ci si può confrontare, ci può scambiare idee, si può
camminare con meno pesantezza, si va meglio insieme che da soli. Ecco, dalle varie fotografie ho visto tanti bambini che vanno a scuola. Sì, noi abbiamo la scuola dall'asilo alla terza superiore. È una scuola statale, però dentro una struttura che è del centro sociale, questo centro sociale che abbiamo fondato e che porta il nome di Claudio Zebelloni, che è fra l'altro un piemontese, che nella seconda spedizione è morto in un incidente con il trattore nella costruzione della scuola del posto. Quindi che è sepolto adesso nella nostra chiesa Paraiso. È stato il primo ragazzo dell'operazione che ha veramente pagato di persona, perché è proprio mancato in un incidente ed è stato il primo di una lunga serie di ragazzi che poi comunque hanno scelto di donare la vita fino in fondo. Dopo essere stato sepolto a San Grador, dove c'è una missione salesiana, dove c'è il cimitero, per tanti anni è stato sepolto lì, perché questi Chavantes avevano aiutato padre Pedro a costruire la scuola e Claudio lavorava insieme a questi ragazzi Chavantes per fare le fondazioni della scuola. Gli Chavantes, perché forse non sanno tutti chi sono, è una tribù di indios che fa parte della parrocchia della zona di Pocioreo, che sono legati a una delle missioni salesiane inizialmente che sono state lì e che continua a essere una realtà povera, molto povera della zona. Attualmente sta cercando di aiutare una comunità di indios che faticano molto ad integrarsi nelle cittadine limitrofe. Vivono di un artigianato che consente loro di realizzare prodotti di scarso valore commerciale. Senza aiuto non riuscirebbero a sfamarsi. E venuta in Italia e si sta spendendo per raccogliere fondi, che non bastano mai. Da noi ci sono tante le etnie. Vicino a noi abbiamo l'etnia Chavantes e Bororo, sono quelle due più numerose che abbiamo vicino. E appunto, questi Chavantes, adesso alcuni di loro purtroppo si stanno spostando dai villaggi indigeni alla città, quindi anche dentro Pocioreo ci sono famiglie Chavantes che cercano di integrarsi e con fatica. È un lavoro che sto cercando di fare, ho cominciato a fare su richiesta di un insegnante che vive in città e, sapendo che io ero così disponibile a dare una mano, mi ha chiesto se potevo allungare una mano anche a loro per aiutarli sia economicamente per aiutarli nell'alimentazione, perché a volte ci sono famiglie che fanno fatica ad avere gli alimenti, quindi arrivare finalmente sì. E anche poi perché si stanno dando a fare con l'artigianato loro indigeno, non c'è fonte di lavoro purtroppo, no, lì non bisogna che si spostino in città. Infatti noi dopo la terza superiore i ragazzi tutti vanno verso la città, sia per continuare lo studio o anche per cercare lavoro. Però non ci scoraggiamo, perché seminiamo, certo. Perché credo che le sementi che si mettono nel cuore dei ragazzi, dei bambini, soprattutto dei ragazzi, poi anche in qualsiasi parte del Brasile vadano, rimangono, e queste sementi producono poi col tempo, anche perché la soddisfazione è vedere ritornare questi giovani, qualcuno è diventato avvocato, qualcuno è maestro, qualcuno infermiere, qualcuno ha fatto altre scelte importanti e quindi quando ritornano portano i figli a conoscere la scuola dove loro hanno studiato e vengono a ringraziare per quello che loro hanno ricevuto e riescono a trasmettere ai loro figli. Quindi questa è già una ricompensa molto grande. È una bella soddisfazione. Sì, bisogna sempre ricominciare, perché per esempio io ho giovanissime catechiste, hanno 15 anni le mie catechiste, 15-16 anni, però l'anno prossimo già qualcuno va a studiare fuori, devo ricominciare con quelle che sono lì, insomma c'è sempre da ricominciare, però quello che hanno ricevuto se lo portano appresso e quindi si ricordano quel bene che hanno ricevuto, la ricchezza che hanno potuto accumulare interiormente
con, a scuola, con, a cate, nella catechesi. Qualche tua ex alunna è diventata a sua volta professora di rettore, nel senso che questo seme ha fatto anche capire a loro volta come sia importante proprio continuare il cammino che ha iniziato, perciò si sono impegnate nel continuare questo cammino che Mira ha iniziato 53 anni fa. Quindi questa scuola, queste scuole sono scuole statali, queste vengono pagate dal, dallo Stato. Sì, scuole statali. Io, noi con le, tramite le adozioni scolastiche a distanza io copro completo quello che il governo non riesce a fare, che è la merenda scolastica, che non si tratta di un panino solo, ma è la colazione, è il pranzo, è la merenda. E quindi noi abbiamo, per esempio, io avevo ricevuto in regalo 80 ettari di terra dove teniamo mucche da latte, dove abbiamo vitelli, insomma, dove prendiamo la carne, perché non è solo la nostra scuola del nostro comune, nel nostro distretto, della nostra frazione, ma anche di una frazione a 20 km che è un'altra scuola, la scuola di Apparessida d'Olesti, che è a 20 km da noi, che cerco di dare una mano anche lì, insomma. E poi adesso con le famiglie Sciavante a Pocciore, Nino e Fulvio che sono là, hanno l'incarico questa settimana di preparare le ceste per queste famiglie Sciavante, oltre che per altre piccole cose che possono fare per queste famiglie giù in città. Lei non parla con la ragione, parla solo col cuore. Devo parlare col cuore, con la ragione ci sono tutti gli altri che parlano con la ragione attorno a me, però no, perché col cuore. E cosa ci insegna il nostro Signore se non ad amare senza condizioni, questo. Peraltro, mai come in questo periodo tutti parlano di pace qua in Italia, tutti parlano di pace, parlano tutti, e noi insegniamo facendo questo laboratorio di educazione alla pace e alla solidarietà da più di 30 anni, abbiamo detto ai bambini che la pace ha tanti risvolti, come la bandiera, ha tanti colori, ha tante sfumature, quindi c'è la bontà, c'è la lotta ai pregiudizi, c'è l'aiuto al creato, come ci dice continuamente anche il Papa, ci sono tante sfumature. E quindi questi sono gesti di pace, non solo parole. Ecco, per noi Miriam e anche gli altri missionari che vivono in Brasile e con cui abbiamo avuto la fortuna di incrociare le nostre strade, grazie anche a chi non c'è più, Don Franco, Don Aldo e tutti gli altri, sono dei grossi stimoli e ci permettono, come diceva adesso Miriam nel caso di Nino e Fulvio, di poter essere utili nel piccolo. Quindi il Don ci ha sempre insegnato a lavorare nel piccolo, ma a pensare in grande. Educare alla pace si può trasformare in una parola molto semplice: insegnare i valori che Gesù ci ha insegnato, perché poi si riduce tutto lì. Io catechismo che faccio, che devo arrangiarmi a preparare, è sempre con il Vangelo in mano, cercando di trasferire ai giorni nostri quei temi, quelle verità che ci sono lì dentro. I bambini lo capiscono molto bene. Quindi se noi viviamo non solo inginocchiati in chiesa, ma poi quando siamo ci facciamo sulle maniche e diamo un po' del nostro tempo, della nostra sorriso, del nostro aiuto a chi abbiamo vicino, insomma. Io non sono capace, per esempio, io grazie al cielo ho un motorino che vado su e giù da casa mia, perché vivo vicino, appiccicata alla scuola, però ho una casa che è dall'altra parte del fiume, sulla collina, e adesso con i piedi e le ginocchia che mi ritrovo non potrei mai farlo più a piedi, quindi vado su e giù in motorino. Ma se io passo 10 volte davanti alla casa di qualcuno, che sia un anziano, che sia un bambino, e questi mi salutano, 10 volte rispondo, o con un sorriso, o con un oi, o con una parola, o mi fermo, perché le persone hanno bisogno anche di questo, più di essere ascoltati, di essere valorizzati, di essere, non so come dire, anche solo un sorriso basta per certi bambini.
e non diamo tutto per scontato, perché è così, ci vuole poco. E la pace penso che si costruisca con questi gesti semplici, non ci vuole molto. Io non dico mai non ho tempo, mollo tutto e attendo quel bambino, vado a fare l'iniezione a quella signora anziana, vado a dare una bombola di gas a chi so che ha bisogno e che non posso negare, perché vengono i motorini a prenderlo, o a quel signore che mi porta mi viene a vendere le banane, so che vive di quello. Quindi l'attenzione anche nelle piccole cose per valorizzare le persone e il lavoro che fanno, perché così, insomma. Ma quanto lavora questa donna? Vabbè. 24 ore, se ne avesse 48 ne avrebbe anche 48. È una persona che ha iniziato, tu sei maestra d'asilo, giusto? Maestra, però no, ha fatto elementare, nascere sì. Bambini, ha detto prima, perciò far nascere bambini, perciò si è prodigata, perché l'ospedale di Poscioreo è a 40 km da vicino, ma 40 km di strada sterrata vuol dire minimo dai 2 ore e mezza a 3 ore di camionetta. E poi quando sei incinta non è che puoi proprio ballare, perciò molte, io penso che una buona parte di gente di Paraiso sia nata grazie a lei, no? Perciò questo è uno dei tanti esempi di disponibilità, no? Non si è mai tirata indietro, questo è quello. C'è bisogno di fare la puntura, facciamo la puntura, c'è bisogno di zappare, va a zappare. Chi vive un po' con lei ti rendi conto che non è proprio l'incarnazione di quello che si dice disponibilità. Molti vanno, cosa vado a fare in Brasile, cosa vado a fare qua? Letto, disponibile. Donaldo usava una metafora che mi è sempre rimasta impressa. Bisogna essere come dei fazzoletti. Il fazzoletto tu lo stringi, lo fai, lo usi, ti dà 50.000 cose. Ecco, la disponibilità ti chiede di essere come un fazzoletto che viene usato per tutto. Volevo solo aggiungere una cosa. Io ho 4 figli, 15 nipoti e anche pronipoti. Io ho cresciuto i miei figli lì, in questo ambiente. Purtroppo a quel tempo, quando loro hanno finito le medie, non c'era dove poter continuare la scuola, quindi sono dovuti andare fuori a studiare. Io ho trovato amici che mi hanno aiutato, che li hanno ospitati. Emanuele è stata, la sua mamma è stata a San Julien, da Suor Silvia, e poi Marcello da un'altra parte, e Daniele è andato in un collegio di una banca che avevano messo a disposizione, così. Però li ho cresciuti liberi di fare le loro scelte, io avevo fatto la mia scelta, e li ho sempre portati qua in Italia quando erano piccoli e messi anche a scuola, perché pensavo un domani, se qualcuno volesse, conoscendo questa realtà diversa, questa cultura diversa, avessero voluto tornare, liberi di farlo. Sono cittadini italiani residenti all'estero, fra l'altro, ma nessuno di loro ha mai voluto tornare. Però dove sono andati, ognuno ha fatto la sua scelta, nelle città dove sono, hanno la loro famiglia, i loro figli, hanno il loro impegno, il loro lavoro, però già con uno sguardo diverso anche verso gli altri che hanno attorno, per cui si danno da fare molto. Per esempio la mamma di mio nipote che è qui, è lei che mi aiuta a organizzare le vacanze, che sarebbero le vacanze estive, il villaggio l'estate ai ragazzi, è lei che pensa a tutto nelle sue vacanze, perché lei è anche maestra in città, viene già con tutto organizzato per offrire questa settimana completamente diversa, dove trattiamo i bambini come se fossero in un albergo a 5 stelle, per il mangiare tutto. E poi tutte le attività, dal momento di preghiera, al teatro, al bagno al fiume, ai giochi, tutto si fa insieme. E questo però io l'ho fatto per tanti anni, sono ormai 20 anni che faccio questa estate ragazzi. Però la mia capacità di organizzare ormai si è un po' spenta, e quindi ho questa figlia che, pur stando in città, studiando, seguendo i suoi figli, la sua famiglia e anche insegnando, però trova il tempo di aiutarmi ad organizzare questo. E per me è una grande soddisfazione. Sì. Qual è il messaggio che lei vuol mandare
ai giovani, ma non solo ai giovani, il messaggio di pace, il messaggio per costruire qualche cosa, che sia qualche cosa di veramente importante e non solo famoso. È riscoprire il valore che ha il Signore nella vita di ciascuno. Se uno riempie il cuore con Gesù, per esempio, non c'è come essere, lasciarsi scoraggiare, perdere l'entusiasmo, perché lui ci porta sempre a guardare, ad essere pronti a servire, e quando non è pronto a servire il sorriso, quando fai sbocciare il sorriso in qualcuno, per me è la gioia più grande, non lo so come dire, più io faccio per gli altri più mi sento contenta io, quindi non lo so, non so qual è il messaggio, io so solo questo, che non c'è niente che io invidio di chi ha soldi, di chi ha mezzi, di chi ha tutto, non invidio niente di questo, perché quello che mi riempie il cuore è poter vedere bambini che sorridono, persone che ritrovano la fiducia nella vita, e quindi se io riesco a trasmettere qualcosa di questo, ma lo trasmetto solo perché cerco di riempire il mio cuore con il Signore, perché non ho altro. Qualcuno mi prende in giro e mi dice che ho un filo diretto, perché io, non avendo avuto per molto tempo nessuno, io mi sfogavo con il Signore, io gli chiedevo, io lo ascoltavo, leggevo, cercavo di interpretare i messaggi, scrivo anche, per cui è così. Cerchiamo di donare, perché donare non rende solo felici gli altri, sì, ma arricchisce, ah, sì, e rende felici noi. Sì, però bisogna dare, io, c'è qualcuno che ti riempie il cuore per donare, se no, se sei, hai il cuore vuoto non doni niente, però se lo riempi del Signore hai tutto da donare, quindi neanche gli acciacchi non ti pesano. Io ogni tanto mi lamento perché non riesco più, sono un po' arrugginita, ma perché l'età è quella che è, però... Un esempio di questa sua fede, di questa sua... Oggi siamo partiti da Noceto e siamo andati a Milano, non sapeva dove era una persona che ha vissuto... Una dottoressa. Tutto, non sapevamo l'indirizzo, sapevamo che era settimo milanese, 50.000 telefonate, più o meno lì. Ci danno un indirizzo sbagliato. Lei, tranquilla, non è che si preoccupava, perché lei era convinta, ha fermato la prima persona che ha trovato per strada, no? Gli ha chiesto questa persona, oh, è riuscita a trovare, questa persona gli ha dato l'indicazione, dico, a Milano, fra milioni di persone, trovare una persona che ti dica dov'è, se non è la provvidenza, poi lei ci crede, proprio questa è la sua forza è proprio questa fede, immersa nel sorriso che dona questo, perciò è stato l'episodio, vero Giuliano? Io sono rimasto di cucù a vedere questa cosa qui, ma è lei. Miriam è tornata in Italia qualche settimana per cercare sostegno economico a distanza, per garantire che le sue iniziative possano continuare a fare la differenza nelle vite di coloro che ne hanno necessità. Ho bisogno di trovare chi mi aiuta soprattutto con queste adozioni e sostegno a distanza per queste famiglie Chavantes che hanno bisogno. Io devo trovare, tramite la Caritas Children di Parma, che veramente è un movimento, un organismo serio, e che io ho da più di 30 anni persone che continuano a darmi questo sostegno, e grazie a loro che io, oltre agli aiuti dopo degli amici, però questo è quell'aiuto sicuro che ho avuto in questi 30, più di 30 anni, e che mi permette di portare avanti tutto. Grazie per quello che fa. No, grazie a voi, grazie per esserci. Grazie.